E andiamo avanti. Il prossimo, ragazzi, si trova sul ponte di Rialto, quindi veramente vicino a dove siamo adesso. Qui. E io non vorrei che fosse giù, cioè fosse sotto il ponte, sapete? Il che potrebbe anche essere. Non serviva Ezio, sai? Sapete che quella mi sembra un glifi? Esatto. Che astuzia che c'ho. Accadde nel 108. O era 2000. Giusto 100 anni dopo. O il 1708. 300 anni dopo. La cavalleria. Nicola, sempre Tesla. Sappiamo cosa hanno fatto al tuo laboratorio, alla tua carriera. Forse è tardi per rimettere tutto a posto, ma sei ancora in tempo per aiutarci a prevenire eventi ancora più disastrosi. Hanno sottratto un oggetto allo zar e stanno conducendo esperimenti a Tunguska per scoprirne le potenzialità. Prima che questo accada dobbiamo rubarlo, altrimenti il mondo sarà in pericolo. Non ti chiediamo di rischiare la vita, ti chiediamo solo, al momento opportuno, di usare la tua elettricità per distruggerlo. A prescindere dalla tua decisione, sappi che ammiriamo profondamente il tuo lavoro e non ti faremo colpa di nulla. La libertà di scelta per noi viene prima di tutto. Beh, mi pare giusto. Napoli? No. Non ho capito. Vabbè, bastava vagare. Così easy? Va bene. Beh, ogni tanto qualcosa di easy ci vuole, eh. Quindi ragazzi, ne mancano esattamente 4. Il prossimo si troverà qui. Udite, udite! Ricordiamo ai cittadini che i lavori di ristrutturazione dei ponti della città sono ancora in corso! E non importunate gli operai con continue lamentele sulla durata dei lavori. Fate lavori secondo il programma e nessuno gli romperà i coglioni, no? Ma nel 2023 evidentemente la gente non c'è ancora arrivata. 2023, anche se il video questo uscirà nel 2024 sicuro. Io sto registrando nel 2023 ancora, quindi parlo al presente. Lo sento, lo sento, lo sento. Qua dietro, esatto. Il bunker. Inserisci la password. Ok, forse è così. Allora, questo ne ha 4. Poi... bisogna contare, mi sa, gli angoli, sapete? Perché uno ha un angolo, due, la figura ne ha due, fino a zero che non ha neanche uno. Quindi se facciamo un calcolo, 7 ha 7 angoli, 9 è così, e 1 è questo, no. 9 può essere questo, forse. Yes. 2 maggio 1945. La guerra è finita e, come pianificato, il potere è nelle nostre mani. Tuttavia,
Serpeggia la preoccupazione. Ho ricevuto un messaggio dai nostri agenti a Berlino. H doveva eliminare la sua donna nel bunker e recarsi all'incontro con C nel luogo stabilito, recando con sé il frutto dell'Eden. Sono passati 3 giorni, ma non si è fatto vedere. Qualcosa è andato storto e stiamo in attesa di istruzioni. Hanno architettato la guerra, hanno architettato la pace, ma non sono riusciti a farla franca. Trova il nostro segno! Trovato. Ancora. Ah no, ok. Codice sbloccato. 1545 e andiamo, ne mancano 3. Il prossimo, ragazzi, si trova qui. E andiamo a farlo. Tra l'altro sto sudando malissimo, cioè caldo assurdo. Ma che diavolo? Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto. Cosa diavolo? Cosa fate a muoversi così? Giù, ora. Non puoi stare. Di bere oltre. È qua vicino dove però? Attenzione. Oh, bello. Buona. Sta diventando più dura. Tutto il dolore nel corso della storia fa troppo male. Lei mi vede alzare il coltello. Solo stavolta un po' più a lungo. Sinapsi. Datemi i quadri, per favore. No, dovrebbe essere così. Allora, così. Poi il 6 ha 3 barrette. Lo 0 ha tipo questo calice con la freccia. E il 3 e te dovrebbe avere questo. Yes. Numero 1, gennaio 2012. La comunità scientifica è in fermento per i risultati di uno studio neurologico pubblicato quest'oggi. Come se le nostre menti fossero fatte apposta per obbedire. Ciò che sembrava di per sé una notizia grandiosa, il fatto che il dottor G.E.V. e il dottor P.J. Traunero abbiano scoperto un nuovo neurotrasmettitore è infatti solo la punta dell'iceberg. Quanto è lunga. Oh. Per citare il dottor V, usando un prototipo dell'apparecchiatura DMRI, siamo stati in grado di esaminare il contenuto di un neurone in un tessuto vivente. Abbiamo così scoperto una sostanza che sembra essere un neurotrasmettitore finora sconosciuto. Ma ecco la stranezza. Per testare la scoperta abbiamo simulato il neurone in tutti i modi possibili, senza però causare il rilascio del neurotrasmettitore. Da qui la scoperta di un sistema composto da vescicole contenenti un neurotrasmettitore, ripetizione, con tanto di canali ionici, che stanno in Sicilia, preposti, in stato di inattività e senza una ragione apparente. Scontente l'idea che la selezione naturale possa aver creato un neurotrasmettitore non necessario, V e Traunero hanno cercato precedenti in altre specie, ma senza fortuna. A qualunque cosa serva, questa struttura si è evoluta solo nell'uomo, ha dichiarato Traunero ai giornalisti. Vanno spenti i neuroni? Vabbè, cosa comune per me. A posto. Ne mancano 2, dai! Riproduciamo tutto il filmato. Ne rimangono 2. Il prossimo, ragazzi, è vicinissimo. È Piazza San Marco e si trova qui. Mignotte fresche di palude. Mignotte fresche di palude. Cosa? Arriva un uomo potente che difende la povera gente. Le fanciulle. Che cazzo vuole sto coglione qua?
Lo sento, forse dentro il campanile? Può darsi, eh? Oh yes, la stella. Quasi la fine. È già successo. Una volta i pezzi facevano parte di un intero. Il quarto giorno. Un tempo adorato, ora ignorato, da lontano osserva e attende. Boh, io mi butto. Allora, io credo, ragazzi, che il soggetto di tutto ciò sia il sole. Perché il quarto giorno, ragazzi, Dio creò il sole. E quindi potrebbe essere che magari... ci sia qualcosa relativo al sole. Allora, questo c'è sicuro. Questo c'è sicuro. Poi io ci butterei anche questo. Poi ci metto questo. E ci metto questo. Esatto. Tutti raffiguranti il sole, ragazzi. Esatto. La Terra è molto piccola, in effetti. Manca l'ultimo! Che gioia! Ragazzi, una sudata pazzesca. L'ultimo, ragazzi, si trova qui. E andiamo. Dove mi posso buttare? Volendo qua. Esatto. Però non mi dite che i glifi non contano per il 100%, perché ragazzi, io sbotto malissimo. Cioè, la cosa che mi ha impiegato più tempo, cioè, più quello degli scrigni, tra un po' di 324 scrigni. E non potete dirmi che i glifi non valgono nulla, perché io non ci credo. Ecco qua. Un uccello. L'origine della specie. Però qualcuno sa la verità. Intorno a noi. Oh, i quadri. Sono quelli meno bestemmiosi, ecco. Documenti. Ma non la vediamo. Siamo ciechi alla nostra stessa creazione. Ok, è affrontabile, affrontabile. Affrontabile un cazzo. Mo ci abbiamo tutti tranne l'ultimo. Raga, è una grossa pezza al culo, sapete?
Oh, alleluia. Oh. Vi prego, era l'ultimo, vero? L'uomo vitruviano. Leonardo da Vinci, tutto torna lì. Non ce la faccio. Oppure sì. Mi libererà da questo eterno giro tondo. Sento la ghigliottina che mi taglia la testa. La lottola che mi entra nel petto. L'acqua che mi riempie i polmoni. Il sangue esce denso. È rosso. È ora di uscire. Nulla è reale, tutto è lecito e questi sono tutti 20 segni dei glifi. Potrebbe essere... Yes. Simbolo degli assassini. 3 gennaio 1997, ti scrivo in risposta alle tue preoccupazioni riguardanti il crescente allarme diffusosi fra la stampa e la comunità scientifica. L'assenza di un anello evolutivo intermedio fra gli omini dell'Homo sapiens non è più una teoria sostenibile. Come è scritto, dobbiamo agire. Non possiamo lasciar trapelare la verità, o si saprà dei manufatti. Questo causerebbe il caos, la distruzione. Seppellisci i finti scheletri vicino al campo della spedizione di Team White, in Etiopia. Daremo al mondo l'anello mancante che desidera. La nascita dell'uomo, la verità mi disgusta. Luna. Riesco a vedere le stelle. Uomo vitruviano. Codice 0000, soggetto 16, sessione 12. Data top secret. Ecco il filmato completo che abbiamo raccattato. Adesso ce lo vediamo. Questi dovrebbero essere Adamo ed Eva, sicuramente. Adamo, ce l'ho! Eva! Attento! Wow! Era quello che penso. Mandiamo il video del 16 ad analizzare appena Desmond ha finito con la macchina. Stai bene? Lui sarebbe in grado di spiegarci tutto quanto, se solo potessimo chiederglielo. La verità, ragazzi, è completata. Non ci hanno pagato, non ci hanno dato niente, ma almeno dai progressi, datemeli. 80 e 98. E rimane sempre 87% alla villa. Tosto. Merda.